Siamo con P9 Plus, il secondo dispositivo presentato qui a Londra da Huawei. Dopo P9, P9 Plus. Perché Plus? Beh, semplice da capire, possiamo avvicinarci al telefono e vederlo, perché lo schermo non è più da 5,2 pollici, ma è un 5,5. Si vede visivamente, si sente anche impugnando il dispositivo, che si ha a che fare con un polliciaggio superiore. Siamo sempre in presenza di un display Full HD. Dentro pulsa lo stesso processore del P9, quindi un Kirin 955 autoprodotto da Huawei, è l'architettura a 64 bit, architettura Big Little. Cosa significa? È un octa-core a tutti gli effetti, con 4 unità a 2,5 GHz quando c'è bisogno di grande potenza, di grande prestazione, ad esempio quando si gioca, e 4 unità che lavorano a 1,8, in pratica sono gli A53, perché Cortex A53 che servono quando il telefono non ha bisogno della potenza bruta e quindi riesce anche a consumare un po' meno batteria durante le varie attività. Detto del display, vediamo, il telefono è comunque stato mantenuto abbastanza sottile. È stato fatto vedere anche durante la presentazione il solito paragone con Samsung Galaxy S7 e iPhone S Plus naturalmente. Qui siamo a uno spessore di 6,98 mm, Huawei in questo ci ha voluto dire qua vinciamo noi. Sulla parte posteriore c'è il sensore di impronte digitali, che è stato migliorato e reso più preciso nella misurazione più corretta, e quindi maggiore sicurezza per il telefono, e le lenti Leica, la dual camera di Leica, di cui si è tanto parlato nei teaser che avete visto e che anche sul nostro canale vi abbiamo mostrato nei giorni precedenti, e che finalmente qua è stato mostrato. Si tratta di due lenti da 12 megapixel, ma qua io mi fermo perché Dino Del Vescovo, che è qui vicino a me, la sa molto lunga su queste lenti, e quindi magari vi racconta, mentre io vi faccio anche vedere, oltre alle lenti, anche tutta la parte di fotocamera, che è stata allestita, quindi una sezione molto importante. Vi racconto un po' esattamente di cosa si tratta, cosa ha fatto Huawei oltre l'accordo. Allora, Huawei ha siglato un accordo con Leica, un produttore leggendario nel campo fotografico, e le impressioni, quello che ci hanno descritto durante la presentazione ufficiale, conferma il grande interesse del pubblico nei confronti di questa nuova tecnologia. Sostanzialmente si vogliono raggiungere due scopi: permettere all'utenza giovane, un po' più easy, di esprimere tutta la propria creatività, di divertirsi col telefono con immagini di grande impatto, quindi con l'uso di filtri fotografici e creativi di ogni tipo, ma nello stesso tempo permettere agli utenti molto più avanzati, nonché ai professionisti, di raggiungere risultati che nel mondo smartphone ad oggi non hanno precedenti. Questo Huawei e Leica lo raggiungono, lo fanno grazie a due lenti separate, ognuna delle quali è dotata di un sensore da 12 megapixel. Uno dei sensori è dotato del filtro RGB, mentre l'altro è monocromatico. Ogni immagine viene ottenuta sommando le due esposizioni, e quindi vanta, può esibire una fedeltà cromatica superiore alla media e una profondità di dettaglio appunto superiore alla media. Stiamo cercando di lottare contro l'effetto demo che entra in questo telefono, entra continuamente, continuamente in funzione. Allora, dicevamo, le funzioni professionali. Durante la presentazione c'è stato l'intervento anche di fotografi del National Geographic, che ci hanno appunto fatto capire quanto questo telefono dal punto di vista fotografico sia molto avanzato. Adesso Massimo me li ricordo perché ho prestato anche molta attenzione, quindi provo anche a descriverli. Anche perché qua purtroppo
purtroppo il nostro telefono, come vedete, si è fermato completamente. Sì, sono i primi contatti, per cui ci può anche stare. E abbiamo la regolazione, fra le regolazioni manuali troviamo per esempio la misurazione esposimetrica, che possiamo scegliere fra la classica matrix, la ponderata al centro e la spot. Questo ci permette per esempio di ottenere buoni risultati con tutti i soggetti, anche quando alle spalle del soggetto c'è una fonte luminosa o c'è il sole. Abbiamo la regolazione, il bilanciamento del bianco su programmi preimpostati ma anche di tipo manuale. Abbiamo la regolazione dei tempi di esposizione, tempi che diventano anche molto brevi, mi era sembrato anche di vedere tempi superiori a 1 su 2 millesimi di secondo, e questo sottolinea la vocazione del P9 nei confronti della fotografia sportiva e di azione in generale. Abbiamo poi un ampio ventaglio di sensibilità ISO fra cui scegliere. E questo perché si è prestata molta attenzione ai risultati che si possono ottenere in condizioni di scarsa illuminazione. Come spieghi questa funzione che ho appena selezionato, con la quale si sono divertiti molto durante la presentazione? Quindi questo tentativo di anche di fare i ritratti e sfocare. Sì, sì, l'obiettivo l'ottica del P9 ha una massima apertura invidiabile. Credo sia F2.2, un valore che non è diffuso nel mondo smartphone. Questo permette di ridurre molto la profondità di campo e quindi di ottenere l'ambitissimo effetto bokeh, che consiste nella sovrapposizione del soggetto principale perfettamente a fuoco, quindi molto nitido, che si staglia su uno sfondo invece sfocato, e quindi questo va incontro per esempio a tutti gli utenti che amano la fotografia di ritratto. Adesso Massimo, per esempio, curiosando fra le varie impostazioni, ha individuato la funzione panorama, che mi sembra di capire permetta, ruotando semplicemente nella direzione della freccia, e un 180 gradi, o probabilmente un 160 gradi, quindi ottenere delle foto panoramiche. Vedo anche che c'è la funzione HDR, quindi la possibilità di ottenere delle immagini ad alta gamma dinamica, laddove sia le alte luci sia le ombre più intense restano comunque molto, molto ricche di dettaglio. E poi ecco, in questa modalità si accede a una serie di funzioni creative e di divertimento, nonché finalizzati a ottenere buoni risultati per esempio di notte, quando la luce ambiente è molto bassa. Ecco, quindi naturalmente vedete, insomma, questo è il watermark, ma poi ci sono altre funzioni, come c'è la time lapse per esempio, che è molto molto anche di moda. C'è anche il rallentatore, c'è, no? Il time lapse, che permette di catturare immagini fisse cadenza temporale predefinita, quindi il telefono permette per esempio di ottenere un video accelerato per esempio di un fiore che sbocci o del sole che tramonta. Ecco, queste invece sono le opzioni più tecniche, quindi la possibilità di geotaggare un'immagine, catturare i sorrisi e intervenire dal punto di vista del photo editing, quindi ottimizzazione delle immagini. Allora, per concludere, questo è un P9 Plus, arriverà in Italia, il prezzo è stato fissato a 749 euro e la data di uscita è stata fissata per aprile. No, questa no. È stata fissata per maggio, più o meno un mesetto dopo l'uscita del P9. Anche su questo telefono vi riserveremo dei nuovi approfondimenti non appena arriverà in prova. Per il momento da Londra, da Massimo Morandi e da Dino Del Vescovo, un saluto e a presto sul nostro canale di cellularemagazine.it. A presto, ciao.